è nato ufficialmente 7 anni fa, ma dopo un percorso di oltre 10 anni, a partire dalla beatificazione di Giuseppe Tognoni. Quindi il senso dell'istituto è, sulla scia di Giuseppe Tognoni, un grande sociologo economista cattolico, fine 800, inizio 900, lui è il padre della Rerum Novarum, della dottrina sociale della Chiesa, è il maestro della cooperazione, Lateria Soligo, 140 anni di storia, statuti firmati da Giuseppe Tognoni, primato dell'etica in economia, il senso appunto della cooperazione, lui è un ispiratore dell'Università Cattolica. Sono nato le settimane sociali con lui, ha ideato l'idea di un istituto internazionale per la pace nel 1917, ha scritto a Benedetto XV, se noi non riusciremo a fare un istituto internazionale per la pace e la cooperazione, saremo destinati a fare la guerra. La straordinaria lungimiranza, la visione d'insieme di quest'uomo. È beato, è il primo economista beato nella storia della Chiesa. È sepolto nel Duomo di Pieve di Soligo. Noi da quella volta abbiamo detto, proprio perché poi a Pieve di Soligo, in questa diocesi, è avvenuto il miracolo che ha consentito la beatificazione di Giuseppe Tognoni, quindi questo grande economista e sociologo. 40 anni a Pisa, ma lui alla fine ha sposato Maria Schirati a Pieve di Soligo, ha voluto essere sepolto a Pieve di Soligo. Perché ha detto così, gli umili verranno a deporre un requiem sulla mia tomba. Lui che era stato uno straordinario osservatore dei fenomeni economici e sociali. Cioè lui aveva conosciuto il territorio. E non solo questo grande maestro di scienza, le sue opere, la sua cultura, le sue riviste internazionali, la sua capacità di essere un costruttore d'Europa a quel tempo, ma la sua capacità di dire con libertà il senso dell'umanesimo cristiano, la dottrina sociale della Chiesa. Voleva dire a un certo punto che tra il materialismo ateo e rivoluzionario, che propugnava la lotta di classe, quello che lui definiva tale, e il liberismo sfrenato senza regole che opprimeva, no? le persone, le fabbriche, nelle dimensioni, lui ha scelto la via della libertà, la via della dottrina sociale, il primato della persona, il primato dell'etica in economia, cioè come dire un'economia al servizio dell'uomo, non il tema del profitto, non il tema della finanza senza volto, non il tema, no? del denaro come grande, come dire, e unico fattore, no, legato all'economia. Quindi la grandezza di questi convincimenti, della traduzione nelle sue opere, quindi è un grande maestro della democrazia sociale, è un grande maestro del tema della sussidiarietà. Voi vedete gli scritti del Tognolo, quello che lui anche come leader, perché lui è stato anche un leader del movimento cattolico, lui ha fondato, è stato presidente dell'Unione Popolare dopo c'è stato lo scioglimento da parte dei congressi, cioè lui è stato un grande ispiratore. Il Comitato Nazionale che oggi si sta muovendo per la canonizzazione, perché Tognolo sia santo, mette insieme l'Università Cattolica, l'Azione Cattolica, le tre diocesi, la FUCI, cioè una realtà straordinaria. Tutta insieme, tutta collegata, perché lui è nato a Treviso, ha vissuto per 40 anni a Pisa come docente ed ha voluto essere sepolto a Pieve di Soligo, il paese della moglie Maria Schirati. Chi arriva a Pieve di Soligo, la farmacia Schirati, è la farmacia della famiglia da cui proviene Maria, la moglie del genere. Detto questo, noi sulla scia di questa esperienza, dopo la beatificazione, abbiamo visto qui arrivare gente da tutta Italia. Volevano scoprire il Tognolo, cioè il DNA di questa straordinaria figura. E che cosa hanno imparato? Che c'era stato tutto un lavoro di preparazione, perché capite che dopo il Concilio Vaticano scoprire il Tognolo voleva dire cioè un maestro, un grande professore universitario tra fine 800 e inizio 900. Cioè noi siamo abituati a invocare la grazia di Sant'Antonio, no, di tante altre figure, di Padre Pio, ma non di un laico cristiano, di un docente universitario. E invece c'è stata una riscoperta, una valorizzazione, una promozione, i comitati diocesani. A Vittorio Veneto abbiamo lavorato tanto e alla fine abbiamo ottenuto anche non solo la devozione popolare rivisitata e ripristinata, ma anche il miracolo che ha consentito la beatificazione. Quindi c'è per noi un rapporto profondissimo rispetto a questa figura, perché, consentitemi, pone il grande tema della santità, non nonostante la laicità, ma proprio in virtù. Questo è il tema, cioè una santità non che non appartiene solo ai sacerdoti, ai religiosi, ai missionari, ai vescovi, ma appartiene a tutto il popolo cristiano. Cristiani laici in primis. Lui era padre, sposo, 7 figli, 3 muoiono in tenera età, docente universitario, impegnato nel mondo cattolico, impegnato come scienziato al servizio della Chiesa del paese. Quindi una figura tutto tondo che a 20 anni scrive: voglio fare un santo. Ha scritto un diario spirituale proprio in questa logica qua. E in più, che cosa ha fatto? Lui diceva: io sono infatti persuaso che chi porterà salvamento non sarà un dotto, lui lo era, non sarà un diplomatico, lui ci pensava, non sarà
ho detto un diplomatico, un eroe, cioè qualcuno che compie cose straordinarie, ma sarà un santo, anzi una società di santi. Bellissima questa idea di non essere santi da soli, ma di essere santi insieme. E in questa dimensione di comunità, di solidarietà, noi scopriamo la radice Tognolo. Le persone sono venute qua, volevano scoprire Tognolo, che cosa hanno scoperto? Che c'era una tradizione di fede incarnata anche nella bellezza delle chiese. Hanno detto, qui voi avete un territorio, delle testimonianze, una bellezza ovunque. Lì è nata l'idea, lì è nata l'idea. Sulla scia del Tognolo costruiamo cose nuove, che abbiano però radici antiche, che abbiano la forza di una storia. Oggi nel tempo della società liquida, qualcosa di un precipitato, qualcosa di solido, qualcosa che avesse il senso di affiorare dalle radici di una speranza collettiva, questa, quella fiducia, quella speranza, quella fede che qui ha fatto generare questa straordinaria bellezza. E allora è nato un cammino, innanzitutto di coordinamento tra associazioni, tra esperienze, tra competenze, e poi alla fine tutto questo ha fatto nascere che cosa? L'idea del premio Giuseppe Tognolo, di far nascere un po' il tema della bellezza attorno agli operatori culturali, agli esperti d'arte, all'accoglienza nelle chiese, ai corsi superiori che abbiamo fatto, il premio Tognolo ogni anno, che facciamo ogni anno a Pieve di Solivo, e poi questo turismo religioso in rete con le comunità e il territorio, che vuol dire anche favorire al massimo l'integrazione tra questa dimensione dell'accostamento alla bellezza e quello che poi si può costruire all'interno della comunità, nel segno proprio di un'apertura, di un'accoglienza a visitatori che vengano qui a conoscere un turismo, noi lo definiamo esperienziale, emozionale, slow, cioè da persona a persona, che comunichi anche il senso di una gioia, il senso di una bellezza profonda, di un nuovo umanesimo. Ecco, in questo senso noi da anni siamo impegnati su questi fronti, no? Qui, vari, complessi, ma tutti affini e tutti collegati. E qui c'è l'esperienza che da anni ci muove proprio per valorizzare e aprire le chiese, far sì che questi tesori d'arte siano in qualche modo il più possibile conosciuti, valorizzati, promossi, che siano, come dire, sì, gelosamente custoditi, perché non siano dispersi e non siano, come dire, dissipati, ma al tempo stesso messi a disposizione delle persone. Allora oggi è una tappa importante, perché noi abbiamo detto sì per il terzo anno, come vi dicevo, alla giornata regionale di Colli Veneti, che vuol dire sì la bellezza di questo paesaggio che noi ammiriamo, ma vuol dire anche la bellezza straordinaria di questi luoghi. E allora noi abitiamo, e chiudo, le chiese in questo modo. Primo, le narriamo. Sostanzialmente abbiamo portato a termine, no, dentro l'Istituto Tognolo, un'opera importante in questi anni. Abbiamo fatto luoghi del sacro in terra UNESCO, cioè abbiamo fatto 51 video, brevi filmati, qui testi, di 74 chiese di tutti i 29 comuni che oggi sono dell'area UNESCO, delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Le persone a portata di smartphone possono entrare nella home page di P News, che è stato il nostro media partner, e entrare, poi vi dirò i riferimenti, anche in questa chiesa, che è una delle chiese di questa esperienza. Secondo, noi le mettiamo a disposizione nel senso dell'incontro, delle visite, di persone che abbiano questa esperienza e questa competenza e fanno capire alle persone, anche dal punto di vista simbologico, pastorale, cioè che cosa sta dentro la visione, la storia di questa comunità. Terzo, è una chiesa dove si abita anche una bellezza ulteriore, per esempio quella della musica. Gli amici custodi di bellezza sanno, eravamo qui anche domenica scorsa, quanto voglia dire abbinare l'altezza, la profondità, la sensibilità della musica sacra dentro contesti di questo rilievo. E allora, per esempio, noi siamo reduci da un grandissimo successo la scorsa estate, 13 concerti ogni domenica, la musica d'estate in arte e bellezza nelle chiese più belle, appunto, di tutto il territorio. E vi dico che, insomma, replicheremo quest'anno, nascerà proprio il festival, perché siamo convinti che attorno a questa dimensione qua noi dobbiamo proseguire, perché oggi noi abbiamo bisogno di bellezza. E i custodi di bellezza che sono qua, io li ringrazio sempre, loro lo sanno, posso dire di avere anche, come dire, un affetto speciale, perché so con quanta dedizione, passione, impegno, disponibilità, ma anche e soprattutto senso di comunità, loro si muovono qui, a disposizione, e, come dire, sono veramente i custodi, quelli che presidiano, quelli che amano fino in fondo questa dimensione, questa chiesa, e la mettono volentieri a disposizione di tutti. Ecco, in questo senso noi, voglio dire, il messaggio in questo tempo, possiamo dirlo, di grandi tristezze, se guardiamo lo scenario complessivo. Ecco, noi oggi qua vogliamo dare anche un messaggio che attorno alla bellezza
c'è una dimensione nuova di convivialità, di fraternità, di pace fra le persone. Noi possiamo dire che soltanto tornando alle radici, alle sorgenti di questo messaggio, che è un messaggio altissimo di fede, ma un messaggio di pienezza di umanità, di fraternità nel senso universale, ecco, attorno a questa dimensione, andando, come dire, veramente alle radici. Qualcuno diceva, ma l'arte sacra è quella che ti fa inginocchiare, è quella che ti fa venire la nostalgia di Dio. Ecco, la bellezza oggi come grande veicolo, no? Di ritornare a questo linguaggio, a questo alfabeto di fede, di speranza, di fiducia, di nuova fraternità. Ecco, è il messaggio che oggi, anche da questo straordinario gioiello, questo scrigno d'arte di fede, noi oggi vogliamo dare come Istituto Beato Tognolo, insieme a questo di bellezza, per tutti e per ciascuno. Grazie infinite. Grazie.